Anche qua il peggior errore che potete fare come istruttori è dire ai vostri allievi di collimare, di guardare la punta della freccia. La punta della freccia non va guardata nel modo più assoluto. La punta della freccia non va guardata, mai, in nessuna occasione, in nessuna fase del tiro non va guardata la punta della freccia. Quindi è essenziale che voi, nei vostri insegnamenti con l'arco nudo, siate vigi a questo, cioè non dovete insistere con i vostri allievi affinché non guardino la punta della freccia, ma guardino solo il centro del bersaglio. La freccia allora dove si posizionerà? Beh, la freccia sarà sfocata, sarà enormemente sfocata, ma voi dovrete sempre, dovrà essere percepita. Ricordatevi, e questo l'avete imparato, sono sicuro, che la mira accade, la mira si forma nella mente. Non è una cosa fisica, non può essere una cosa fisica, non possiamo considerare la mira un'attività fisica, è un'attività inconscia. La mira deve accadere. Dobbiamo, la nostra strategia nella mira deve essere inconscia. Vediamo la motivazione. Quindi è estremamente importante che voi già da subito insistite, perché tutta l'azione principale sia rivolta all'interno di noi, nella nostra propria accettività, e queste famose sensazioni, queste famose memorie muscolari sopravvalutate addirittura, ma deve essere tutto dentro. Adesso si usa dire il tiro istintivo, tutte queste cose qua, ma non sono campate in aria, non sono campate in aria. Diciamo che l'arco nudo vincente è quello che utilizza la mira istintiva facilitata. Perché? Sarà facilitato dal fatto di fare lo stringer e di avere la visione secondaria della freccia sempre nello stesso punto. Quindi utilizziamo lo stesso metodo che utilizzavano da centinaia di anni, non saranno stati stupidi, no? Quelli che andavano a caccia non saranno stati stupidi, io spezzo una lancia su questo, ma noi andiamo oltre, siamo ancora più bravi, perché utilizziamo un metodo che ci permette di avere un riferimento sempre nello stesso posto, ma è un riferimento che non deve essere considerato fisico, ma molto cerebrale, in modo da non innescare un'equalizzazione di collimazione. Perché se io innesco con l'arco nudo un insieme freccia centro del bersaglio, sono destinato ad entrare in un loop di anticipazione e di stress. Allora, onde evitare già da subito questo, io non mi devo preoccupare minimamente di dove è posizionata la punta della freccia, almeno all'inizio, ma gradatamente vedrete con l'allenamento la punta della freccia si posizionerà a lato, in basso, se tiro con gli occhi aperti in visione fantasma, quindi vedrò col mio occhio dominante il centro e la punta della freccia sfocata che ballerà intorno. Vi accorgerete con l'allenamento
che la freccia andrà nel 10, anche se la punta della freccia era diversa dal 10 precedente. Perché alle volte, io adesso per gli archi nudi è diverso, ma per tutti gli archi ci accorgiamo di aver fatto 10 già quando parte la freccia. Perché? Eravamo, certo, magari il mirino non era proprio piantato di chissà, magari non ci ricordiamo neanche della mirina. Questo vale per gli olimpici. Però comunque vi assicuro che funziona così, tante volte si fanno dei 10 perfetti e se ci ripensiamo la freccia era da un'altra parte, perché abbiamo privilegiato la nostra postura, la nostra sensazione di allenamento, la correzione che il nostro corpo e la nostra mente ha effettuato sui movimenti. Per l'arco nudo è quella di guardare sul bersaglio, non guardare la punta della freccia. Quindi, cosa vi conviene fare? Abbiamo visto, siamo andati in ancoraggio, allora come ci vado all'ancoraggio? Ma intanto io dico andiamo su all'altezza degli occhi e poi andiamo in ancoraggio scendendo leggermente. Io utilizzo questa, già visto che è la condizione migliore, quindi parto, vado in alto, faccio e scendo giù in basso. Poi mentre sono in questa posizione attivo la mira durante mantenimento ed estorsione. Però che espansione? Di cosa? Qua sta il pro quo grandissimo. L'espansione deve essere solamente interna. Ancora meglio se questa espansione è solo nella vostra mente. È solo nella vostra mente. Cosa vuol dire solo nella vostra mente? Vuol dire siamo arrivati in questa posizione, punta, la punta, io la punta, quando vado in questa posizione, la punta la metto nel centro, e nel centro del bersaglio. Perché la metto nel centro del bersaglio? Perché dovrà ritornare lì, indipendentemente da cosa succederà dopo. Dovrà ritornare lì, no? O nelle vicinanze, o di cosa mi sono io inventato, che strategia ho adottato. Quindi io la fronte la metto, perché la metto esattamente nel centro del bersaglio prima di andare in ancoraggio? Perché la testa starà lì. Io ho solo un punto e da lì passano infinite rette. E allora dovrò, la mia diotra è l'occhio, ovviamente la mia postura, e dovrò utilizzare questa strategia affinché la punta è nel centro del bersaglio, benissimo. Ora mi distolgo completamente dalla punta, guardo solo al centro del bersaglio e la testa non la muoverò più. Ma la punta, vedete, si è spostata. Ma se uno mette la punta nel centro del bersaglio, al centro del bersaglio, poi non lo vede. No, dico, nel senso, se tu lo copri, tanto per il centro del bersaglio riesce a individuare il centro del bersaglio. Ti assicuro che è grande. Il centro del bersaglio, là, la punta la metto nelle sue vicinanze. Vabbè. Diciamo che la metto lì, dove c'è il centro del bersaglio, dove dovrà colpire, ok? In questa posizione. Poi vedete che la punta si abbasserà, vado in ancoraggio, e poi durante il mantenimento la punta si posizionerà sempre nello stesso punto. Io devo fare in modo di partire in un modo tale che quando arrivo in ancoraggio la punta sarà sempre nello stesso punto. Sfocata, perché io sto guardando a fuoco solo il centro del bersaglio. Quindi parto dal centro perché la testa non dovrò più muoverla. Vado al centro, la freccia andrà in questa posizione, finirò. Mantenimento vuol dire avere la sensazione dell'allenamento. Quindi muscoli dorsali, l'espansione importantissima, non dovrà vedersi, non dovrà essere una cosa muscolare, non devo vedere qualcosa che. Non dovrò vedere niente. L'espansione dovrà essere solo cerebrale. Ne parliamo dopo. Quindi cosa mi fa mantenere, mi fa fare questo movimento?
Cos'è che mi fa fare questo movimento? Due cose. Una, l'espansione. L'espansione, ma pensare solo all'espansione, perché io sono già in spinta e trazione, cosa devo fare d'altro? Non devo più fare niente. Fisicamente non ho più niente da fare. Ma devo pensare un'espansione nell'arco olimpico, abbiamo il clicker, nel compound abbiamo rilasciato il treno. Oh, io mi devo inventare qualcosa da mettere tra l'ancoraggio e rilascio. E mi devo inventare questa espansione. Ricordatevi che nel clicker io sono già al massimo allungo quando aspetterò il clicker. L'uscita del clicker, vi assicuro, cioè ve lo faccio dire anche da Massimiliano, non aumenta di niente l'allungo, è solamente un rilascio a sorpresa. Non è altro che passare anziché dal sistema nervoso centrale, rilassare le dita grazie al sistema nervoso periferico. Questo è l'utilizzo primario del clicker, no? Secondario è la misura dell'allungo. Quindi io quando sono in questa posizione, se voglio diventare di alto livello, devo avere una strategia. La mira ormai, abbiamo detto che non è già solo fuoco col centro del bersaglio, la punta della freccia stroccata sta dove deve stare, vi assicuro che funziona così, sta dove deve stare, andrà dove deve andare, ma la cosa più importante è che io a questo punto devo pensare a un'espansione interna, senza che sia fisica, lo so, è difficile, ma è difficile vincere, vincevo solo, è difficile fare le cose bene. A questo punto, questa espansione mi fa fare questo movimento.